Da Meteo Croanio, un benvenuto a tutti. Giornata piuttosto cupa al mattino con qualche debolissima precipitazione, come ho detto ieri, e poi più sole nel pomeriggio. Ecco la carta della Lombardia e vi mostro le temperature registrate. 9,1, scusate, le minime, 7,6 bollate, 7,5 cesate, 7,3 a Ceriano Laghetto. Guardiamo le massime, sono tutte 13,6, sia bollate, sia cesate, sia Ceriano Laghetto. Qualche millimetro di pioggia, ma neanche tanto, possiamo dire 0,5 bollate, 0,5 cesate, 0,3 Ceriano Laghetto. Quindi proprio una pioggia, proprio diciamo così, molto ma molto lieve. Potremmo dire qualche rovescio debole. Ecco la perturbazione dal satellite, vedete che ci ha interessato, ma sta interessando principalmente un po' le regioni centro-meridionali. Ce ne sono altre, ma queste slitteranno verso est, accompagnate dalla tempesta che dalla Gran Bretagna si è diretta ormai verso la Germania. La sera del 19 di febbraio, ecco, vi mostro un po' il quadro termico, si sono abbassate un po' le temperature sulle Alpi grazie all'aria fredda che è arrivata, e meno invece per il resto d'Italia, soprattutto al centro-sud dove spirano venti da scirocco e quindi le temperature sono piuttosto alte. Dal radar le precipitazioni, vedete qui nella zona della tempesta, la zona di Bruxelles, ma soprattutto in Germania del Nord e poi un po' anche sull'est Europa. Il nostro modello di riferimento è un modello di reading che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria, ce lo inquadra tutti i giorni proprio dopo una serie di tantissimi calcoli, miliardi di calcoli provenienti poi appunto dai dati delle stazioni meteo sparse sull'Europa e oltre Europa. Ecco che cosa vediamo, l'affondo che c'è stato oggi ed ecco la tempesta che se ne va un po' più verso est e l'alta pressione che si riprende un po' l'Italia. Ma già da lunedì vediamo un affondo dalla parte della grossa depressione scandinava verso anche le nostre regioni. Affondo che porterà venti piuttosto intensi di fiume perché siamo riparati per l'ennesima volta dalle Alpi, mentre porterà brutto tempo al centro-sud, soprattutto sulla parte adriatica, come vedete che la depressione poi scivolerà verso la Grecia e tutto quanto. E ci sarà poi ancora una rimonta dell'alta pressione, ma probabilmente, ma lo confermeremo poi nei prossimi bollettini, nella giornata di venerdì e di sabato potrebbero esserci degli affondi più perturbati e più piovosi per le nostre zone, cosa che è necessaria. Andiamo a vedere la carta del suolo prevista per domani. Ecco, l'alta pressione si estende sull'Italia, le perturbazioni passano a nord e l'altra perturbazione, quello che ci è interessato, ormai si trova sulla Grecia. Ecco le previsioni del tempo: domani, domenica 20 di febbraio, da un cielo coperto al mattino con nubi basse, un cielo sereno la sera, 3 e 15 le temperature. Lunedì, ecco, un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, si rasserena, arrivano i venti di Foehn per la depressione, 5 e 16 la temperatura. Martedì ancora il phon abbastanza intenso al mattino, poi si arriva 8 e 18, addirittura guardate come aumentano per il phon le temperature massime. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi do l'appuntamento al bollettino di domani, vi auguro una serena domenica 20 di febbraio. Da Meteo Groanon, arrivederci a tutti.